Il rituale dello specchio nero ha origini antichissime ed è stato sviluppato da Ron Moody. Egli dice che il rituale ha una percentuale di successo dell'80% e numerose persone hanno effettivamente avuto dei riscontri. Questo procedimento si basa su rituali trovati in antichissime pergamene egiziane e greche e proprio per questo dobbiamo capire che non si tratta di un gioco, nonostante abbia visto su internet tantissime persone provare il rituale come se fosse un gioco da tavolo. Per eseguire questo rituale bisogna trovare una stanza vuota e buia e bisogna appendere uno specchio angolato in modo da non riflettere nulla. Deve esserci solo oscurità all'interno di esso. Fatto questo, bisogna accendere una candela e piazzare una sedia comoda al centro della stanza, sedendosi. Cercando di rimanere il più possibile rilassati, bisogna scrutare a lungo lo specchio, pensando ad una persona morta che si vorrebbe vedere ed evitando qualsiasi altro pensiero. La persona morta apparirà se ci si concentra abbastanza. Molte persone sono scettiche e credono che ogni risultato ottenuto sia solo frutto di illusione. C'è da dire che sicuramente guardare in uno specchio con una candela può far giocare brutti scherzi alla mente, ed è anche stato dimostrato con esperimenti molto simili a questo rituale. Ma siamo sicuri che ogni risultato sia solo frutto della propria immaginazione? Tante persone hanno provato ad eseguire il rituale e molti hanno riportato la loro esperienza. C'è chi ha detto di aver visto il proprio volto cambiare in quello della persona a cui avevano pensato, e alcuni di loro hanno riconosciuto che effettivamente avrebbe potuto essere un'illusione, ma tutti loro hanno comunque avuto paura.